bellissima! Esatto, siamo in macchina, vedete? Siamo in viaggio, un mini viaggio in realtà, un'oretta di viaggio per andare da una persona molto speciale. La persona molto speciale è Ilari! Dove devo andare? Non lo so. Ok, di qua. Dovete sapere infatti che Ilari in questi giorni è stata male, poverina. È stata anche all'ospedale. Infatti sul canale con suo papà c'è un video dove spiegano tutto. E stiamo per farle una sorpresa e per darle un regalo speciale che scoprirete dopo, ovviamente. Esatto, siete curiosi di sapere che regalo daremo a Ilari? Anch'io sono curiosa di scoprirlo. Io voglio vedere la sua reazione. Vediamo cosa farà, perché lei non sa nulla. Noi ci siamo organizzati solo con suo papà Stefano e quindi lo sa solo lui. Esatto, esatto, lei non sa niente, quindi secondo me scappa. Scappa? Sì, secondo me. Dovete sapere che Ilari ha un po' paura di Matti. Ma dai, non dire questa cosa, non è vero che ha paura. No, non ha paura, è che io sono più bella di Matti e sono anche più simpatica. Comunque questa avventura di Ilari e Matti di oggi è incredibile, quindi diamo inizio alle danze. Esatto, lasciate un mi piace per nuove avventure incredibili. Sì, però qui devo frenare. Ragazzi, siamo ufficialmente arrivati. Ecco Stefano che di Ilari si aspetta qualcosa, l'ha capito che siamo noi. No ragazzi, non sa veramente nulla, ma veramente, giuro. Ok, perfetto. Lei sta sul letto, sta disegnando. Perfetto, allora sorpresa al 100%. Che dite, andiamo? Sì, andiamo. Falsa chiotti, il grande momento è arrivato. Parla piano. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ilà, sta arrivando l'amico di papà, ok? Sì, dell'amico di papà. Sorpresa! Nemmeno gli ha dato il tempo di entrare. Ciao, ma come va? Ma noi siamo venuti a farti una sorpresa, lo sai? Piacere, io sono Franco. Piacere, Ila è Franco. Io sono Giovanna, piacere. Ciao. Come stai? Siamo venuti a trovarti, abbiamo fatto un mega viaggio, possiamo entrare oppure? Ila, ma fagli entrare almeno in camera. No, secondo me fagli accomodare. Eccoci! Ovviamente Ilari deve abbracciare solamente Ninna perché io sono quello che gli fa paura, però vabbè. Dai, questa volta me lo merito un abbraccio, però. Sì, ce l'abbiamo fatta! Ma te l'aspettavi, Ila? Non te l'aspettavi. Cosa stavi facendo? Disegnavi? Che bello, wow! Cosa stavi facendo? Eh? Sì, effettivamente ti assomiglia, sembra. Ma quale? Sembra più il Grinch. Bellissimo! Ila, ma sei contenta? Ma te l'aspettavi? Non c'è più nemmeno le parole. Possiamo stare un pochino con te? Vai, allora mi levo il giacchetto allora. Io No, anzi, Matti se ne va e io rimango qua. Ah, davvero? Me ne devo andare no, via? No, scherzo, rimani anche tu, dai. Grazie. Scusami, qual è Ninna? Qual è Matti? Io sono quella che... Ah, beh, si riconosce subito. Sì, sì. Che dici, Ilari? Ma ce lo fai fare, non lo so, un tour della stanza? Ho visto che di là ci sono tantissimi giochi bellissimi. Ilari, fa vedere a Matti la casa? Vai. Vogliamo andare? Ok, vai. Sono troppo curioso. Allora. Con la mano, sì, andiamo, perfetto. Io lo prendo in mano. Se vuoi, vai, dammi la mia mano. Guarda. Ciao. Allora, questa è la cameretta dei giochi. Vai, Ilari, spiegaglielo tu, quello che hai. Ah, aspettate, perché praticamente, dato che io sapevo che voi venivate, per farvi trovare casa ordinata, ok, diciamo abbiamo un po' ordinato a modo nostro, okay. E dove abbiamo messo i giubbotti, Ilari? L'abbiamo nascosti lì. Ma questo è un tavolo Lego praticamente, tutto con le costruzioni, che bello. Aspetta, voglio farlo. Ma si staccano? Sì, sì, guarda, costruito io. L'hai costruito tu? Bellissimo. Allora io posso fare anche tipo una specie di torre in questo modo. Cade? Sì. Vabbè dai, un pochino regge però. Un pochino regge. E che cosa stavi facendo tu oltre a mettermi i pezzi di Lego in testa? Facciamo una torre di Lego in testa. Io farò una torre di Lego, sì. Ma no! Dai, la ricordo. Te la ricordi la mia felpa? Oh, è già caduta. Tieni, riprovaci. Aspetta. Vai. Oh, adesso sì che mi sento molto meglio, grazie. Vai, fagli dei pesciolini. Wow. Ma questi sono due pesci? Sì, questa è la felpa, quasi quale è ma. Ah, hanno lo stesso colore. E come si chiamano questi due pesciolini? Ninna e Matti. Li conosci? Siamo dei pesci, guarda, io so fare. Eravate dei pesciolini e non lo sapevate. Quello che ogni tanto ci domandiamo, e che noi non capiamo ogni tanto, è qual è Ninna e qual è Matti. Infatti, io sono quella più colorata.
sì, 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 sì. Ok, va bene. Non mi dispiace essere quelli, l'altro. Quelli con gli occhi più belli, infatti. Eh sì, ho gli occhi più belli rispetto a Matti. Beh, Matti, mi dispiace effettivamente. Come sempre sono il più brutto. Matti, guarda cosa ho qui. Oh, Ilari, chi sono quelli? Guardi, si vede questo qua. È quella lì, hai capito? Proprio lei. Che paura, la bambola spaventosa ultra. Ma sono bellissimi, ma sì. Sono fatti super bene. Cioè bellissimi insomma, spaventosissimi sono più che altro. C'è un'altra torre oltre l'ego. Ma io non ho mai visto una bambina così alta. È alta quanto Ninna. È alta ufficialmente quanto Ninna. Siamo non ci posso uguali, vedi? Wow, che bello. Però secondo me Ninna, noi stiamo perdendo un po' l'obiettivo di questa sorpresa. Non credi? Eh sì, perché oltre a essere venuti qua, abbiamo anche un'altra sorpresa per te. Quale sorpresa mi avete fatto? La vuoi vedere? Beh dai, direi che se la merita la nostra piccola. Ok, Ilari. Però prima dovrà fare un indovinello per avere il suo regalo. Oh, ok. Allora Ilari, sei pronta? Sì. All'indovinello dell'indovinello. Non sai usare il microfono. No, si è spento. Che non funzionava molto. Ah, ok, va bene. Allora Ninna, fai l'indovinello senza microfono, direi. Fa vedere, ci sei tu? Sì, una rivista. Ma sei famosa? Sì. È famosa. Dov'è? Non la vedo, direi. È qua. Eccola, non ci posso credere, che bello. Vabbè, comunque stiamo perdendo l'obiettivo. Qua dentro c'è il tuo regalo. Oh, sono troppo curioso. Allora, l'indovinello è... Qual è l'indovinello? Qual è l'indovinello? Eh no, dobbiamo inventarlo noi. Allora, l'indovinello è... ok. Puoi aprire? No, no. Aspetta. Qual è il mio colore preferito? Il giallo. Beh, sa tutto, direi. Era troppo facile. Ok, allora glielo diamo. No, prima un'altra domandina. Perché vedo che vuole il regalo, ma la dobbiamo far soffrire un po'. No. Qual è il nome dei nostri gattini? Questo è facile. Quindi che... Beh, direi che con questa facilità possiamo consegnare il regalo. Però mettiti qui sulla sedia. Questo è il tuo regalo da parte di Ninna e Matti. Oh, attenzione, vediamo un po'. Ma questo cos'è, un cagnolino? Sì, un cagnolino che voleva Ninna. Attenzione, procediamo all'apertura del regalo. Si vede già. Ta-da! E lo sai che sei una delle prime persone ad averlo, dato che in edicola è uscito proprio in questo momento e noi te l'abbiamo consegnato proprio il giorno, la mattina stessa. Ti aiuto ad aprirlo che ora dobbiamo spacchettare. Ok, sì, quasi. Tiralo fuori. Eccolo! E aspetta perché, ci sono anche delle bustine qui. Queste sono le figurine speciali, più speciali d'Italia, Questa! Ha trovato una figurina speciale! Oh, subito quella speciale! Facci vedere un po', cos'hai trovato, dimmi. Questa. Ok. Quella speciale. Guarda anche quella a Parigi, sì. Già ce ne abbiamo mezza, manca solo mezza. Quindi esatto. Probabilmente questi sai che sono Ninna e Matti fatti come i personaggini di Among Us. Wow, che bello. Ma posso aprire un pacchetto io? Beh Stefano, direi di sì, è obbligatorio. Uno, almeno uno me lo sono meritato. Questo è un album per grandi e piccini. Tutti certo. Si divertono ad aprire le figurine. Anche perché dato che ho ottenuto bene il segreto di questa sorpresa di oggi, sono stato bravo, quindi me lo merito. Sei stato bravissimo. Matti versione Minecraft è quello. E piadina, che carina. Oh. Vediamo un po' piadina. Eccola, ma che piadina. Carina. Oh, qui ho trovato mezzo corpo. Cioè, quello è mezzo Willy. Mezzo Willy. Hai trovato mezzo Willy tagliato a metà. Aspetta, ma questo qua sbaglia un Matti? Sì, come sempre io sono un po' spaventato, un po' preoccupato, sì, la mia solita faccia. Sì, che sei un po' stufone forse, magari. Questa abbiamo anche Ninna. E questa anche questa qua. Cioè, abbiamo tantissime facce di Ninna. Diciamo che oggi abbiamo molto da fare, così possiamo attaccare le figurine. Guarda qua Matti, faccio troppo ridere. Ma quante Ninna ci sono in questo video? Aiuto, fa paura questa cosa. Matti, siamo in minoranza e dobbiamo forse andare via a scappare. Pronti ad attaccare la prima figurina, Qua, al contrario, scusa, bravissima. Ilari, scusami un attimo, ma che numero è quello là sotto?
A caso, era 72. Però... Scusa, che numero era? Che numero era? 17. Oh, okay. 17? Vabbè, non bello. 17. Ah. Ilari, guarda un attimo. Chi è questa? Non ci posso credere. Ilari, ma questa è l'altra sorpresa che tu non sapevi. Sei e guarda. Tu. Ma aspetta un attimo, almeno non c'è proprio. Non vedi nessun altro? Papi, questo sei tu, eh? No, è lui. Questo è tuo papà. Ecco, Ilari, ci sono anche. Ma cioè, a Ilari proprio di me non gliene frega niente. No, non ti aveva nemmeno riconosciuto. Non mi ha nemmeno riconosciuto. Ma avete capito? Siete anche voi nel nostro album e ci sono anche delle figurine che potete trovare nei pacchetti con le vostre facce. Ma Ila, ma hai capito? Ila, ti posso farti una domanda? Qual? Preferiresti attaccare la figurina con la mia faccia o con la faccia di Ninna? Ninna. Sono più importante di te, mi dispiace. Io me ne vado. Sì. Stai attaccando quello sticker speciale di Matti? Wow, quello super mega brillante, guardalo! Quanto brillo, sono brillantissimo, eh! Attaccato la figurina nel posto giusto. Ninna su Ninna. Beh, è perfetta però. Ok, attacchiamo anche la faccia di Ninna che è attaccata sulla mia faccia. Ok, attenzione. Perfetta. Eccola qui, attaccata. Ilari, senti, ma tu hai mai sentito che in questo album c'è un qualcosa di speciale? Già lo sai io. Già lo sai? Sì. E di cosa si tratta? Dimmi un po'. Questo qui? Il cornetto d'oro di Ninna. Wow, e dimmi un po', cosa succede se le persone trovano il cornetto d'oro nel pacchetto di figurine? La dico io. Va bene, va bene. Facciamo una merenda con Ninna e Marti. Oh, davvero? Se le persone trovano il cornetto d'oro fanno la merenda con Ninna e Marti. Però tu non l'hai trovato. Non l'hai trovato in questo pacchetto. Quindi non hai vinto la merenda con Ninna e Marti. Potremmo... Fammi vedere se ho qualcosa sì, in tasca. Sì, vediamo se hai qualcosa in tasca. Perché forse io ho un altro regalo per te. Guarda un po' qui. Cornetto d'oro? La figurina del cornetto d'oro. Sei contenta? Sì. Tutta quanta per te. No, no, quella non si attacca. Tu ora la devi tenere perché poi farai una merenda con Ninna e Matti. Cioè con me e Matti. Sì, siamo noi. Sì, infatti. Sei contenta? Praticamente tu hai... Aspetta, devo nascondere. Brava, esatto, perché non la devi assolutamente perdere. Perché quella ti servirà come biglietto per partecipare alla nostra merenda. Eh sì. Ila, però a me me lo devi dire, dove hai nascosto la carta? No, a te no. Poi me la rubi e fai solo della merenda. Stai calma, ma non no. Poi io vivo veramente con Ninna e Matti. Vuoi andare a vivere con Ninna e Matti? Sì. E io con chi vivrò allora? L'altra sorpresa è che non vieni a vivere con noi, ma puoi venire tutte le volte che vuoi a casa nostra per fare una merenda di corretti e Nutella insieme. Meno male, così la non mi svuota il frigorifero. Sì. Ti piace la Nutella? Anche a me, bene, vieni, io siamo amiche. Abbraccia Ninna, va. Io me ne vado, no. Ilari, io ti ho portato altri due pacchetti, uno l'apro io, non l'apro tu, va bene? Trovate Ilari, trovate Ilari, vediamo se trovate Ilari. Allora, io intanto vedo Matti. Ma ci sono sempre io. Poi c'è Willy che... Guarda Matti, Matti che sta baciando Ninna, Ninna, però non c'è l'altra parte. Poi c'è ancora Matti, poi Ninna e Matti, poi guarda! C'è Piadina! Amorino. E tu cosa hai trovato? Tu cosa hai trovato? Allora... Matti Cartoon. Matti Cartoon. Un altro Matti Cartoon. Un altro Matti Cartoon. Ninna e Willy Cartoon. Ninna e Willy... Matti Cartoon. No, questo non è Matti Cartoon. Questo è Matti normale. E Ninna è in piscina. Ninna in piscina? In piscina, in realtà qua ero al mare, però wow. Sì, sembra una piscina. Ma che bella ragazza che sei. Grazie. Allora, abbiamo attaccato quella di Willy, poi io attaccherei, guarda Piadina che si mangia il pesciolino. Ma lo sapete che io oggi mi sento proprio Babbo Natale? Perché Babbo Natale? Perché guarda un po' cosa sta accadendo qui, guarda un po' cosa sta accadendo qui. Ma cosa sono queste? Mamma mia, sorpresa! Facciamola vedere, che cos'è? La figurina con Ninna e Matti, Stefano e Ilari. Che credevi che non la portavo? È vero. Attacchiamola subito, è il numero 85. Quindi dobbiamo andare un po' più qua. Voilà, eccola qui nella pagina con i nostri amici. Ila, ma sei contenta? C'è la nostra figurina. A parte sono tutti belli, però tu un po'. Scusa? Matti un po'. Ok, io. Cioè, scusa, che vuoi dire? Che chi è il bello in quella foto? Scusami. Io Ninna.
Sì, siamo proprio belle io e te. E l'ho portata io questa figurina come regalo. Vabbè, senti, me ne vado. Ragazzi, noi ci vediamo con l'album in edicola in tutte le edicole. E adesso però continuiamo ad attaccare le figurine. Ci vediamo in edicola. Ciao! Ciao.